C'è bisogno ancora di ricordare, è un'urgenza, una necessità e un dovere nei confronti delle vittime, delle foibe, di coloro che fuggirono perché perseguitati da un clima di terrore, ed è un dovere anche civico e civile. Recuperare una pagina di storia che è andata smarrita, è andata perduta, e per decenni, con il giorno del ricordo. Lo Stato italiano, la Repubblica, ha deciso di istituire una solennità civile con la quale si intende in parte rimediare ai decenni di silenzio. Persone all'incirca lasciarono le proprie terre e arrivarono ovunque, arrivarono come ogni esodo, come ogni diaspora, arrivarono in Italia, in Sudafrica, in Argentina, a New York, in Australia, tra i quali arrivarono anche qui a Napoli. A Napoli, pensate, c'erano ben 6 campi profughi. Sei campi profughi con migliaia di persone, per decenni sono stati qui, due a Fuorigrotta, uno a Bagnoli, e due al centro, e il più grande è proprio qui a Capodimonte, dove stiamo, dove nel 2016 col Comune di Napoli mettemmo questa targa. Le persecuzioni portano grandi sofferenze. Questa è la storia dell'umanità, ne è costellata. Napoli è stato sempre luogo di accoglienza, ha raccolto tantissime diaspore. E anche quella dei profughi istriani è stato un pezzo della nostra storia, della storia della nostra città, un'occasione di riflessione, ma anche un modo per ricordare il grande cuore di Napoli, cioè una città accogliente che ha saputo sempre dare una risposta a chi aveva bisogno e deve continuare ad avere questo spirito in un mondo che ancora è pervaso da nazionalismi, persecuzioni, migrazioni, sofferenze.